La formazione di Mister Giacomaro dovrà dimostrare sul campo la propria superiorità, tenendo a mente l'unico vero imperativo, e cioè vincere. Ripeto, cercare Pinzauti, pallone che rimane lì, potrebbe essere buono per Lauria. Intanto vedete che arriva il primo cambio del match. Come si risistemerà la Pistoiese, perché di fatto non è un cambio consueto che qui non si è mai vista dalle parti di Cecchini. Ovviamente è un bene, il Lettore ci prova con il tiro della distanza, il gol. Fare anche le torri della Pistoiese, cross sul secondo palo verso Tascini, rimane lì verso Grilli, goal. Eccolo il pareggio della Pistoiese, ha risposto subito Andrea Grilli con la specialità della casa. Questo è uno dei migliori centrocampisti della Serie D. Larib pensa anche al sinistro, lo fa partire, arriva l'intervento maldestro da parte di Pozzer, non solo per i gol ma anche per l'infortunio accorso a Capitan Bertolo. Va in mezzo a cercare l'incornato verso Diodato, pensa per un attimo anche alla conclusione, alla fine poi si incula in mezzo a due, in mezzo a tre, arriva Grilli, Larib può puntare l'uomo, alla fine sceglie il cross, sul secondo palo arriva il gol! Invece Claudio Sparacello, per lui due gol in campionato fin qua contro Cittadella e Progresso, poi riesce comunque a conquistare il pallone, ceduto a Sparacello, eccolo! Eccolo Sparacello, eccolo il 3-1, il timbro di Claudio Sparacello, terzo gol in campionato, terzo gol della Pistoiese, esultanza rabbiosa! E adesso sono due i gol di vantaggio degli arancioni. Ancora Pistoiese con Basanisi, da lì può calciare, arriva ancora il pallone per Sparacello, ribattuto, serve il miracolo e poi arriva comunque, c'è fuori gioco, però si butta dentro Di Benedetto, va da solo Sparacello, ecco adesso il passaggio per il numero 3, il passaggio per il numero 3, il tocco di punta come a calcetto, pallone nell'angolino da parte di Benedetto, 4-1.